Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi retro riviste di informatica. Apple 2000, Apple 2000, dicembre 1987, volume 2, numero 6. Andiamo a vedere di cosa parlavano nel dicembre 1987 su Apple 2000. C'è un sacco di cose, un Apple 2, qui spunta in lontano un Apple 2GS, un Macintosh Plus con un disco profile, un tasterino numerico per il praticamente per il Mac 128 512, un mouse, un Apple 2C, quindi c'è tante cose. Andiamo a vedere di cosa parlavano. Dunque, parlavano Apple 2, caratteristiche, spazio all'Apple 2 e spazio al Macintosh. Allora, c'è molto più spazio al Macintosh che all'Apple 2, questo già si vede. E poi c'è una serie di rubriche che praticamente sono relative a varie notizie e altre cose. Andremo a vedere là. È circa 80 pagine, un poco più di 80 pagine, quindi faremo ragionevolmente presto. Editoriale, Club News, Local Group News, quindi notizie per Apple 2000. Questi sono spazi ovviamente di discussione, contatti, roba varia. Questo è l'articolo che continua, altre lettere con l'editore. Notizie in brevi per quanto riguarda notizie di informatica. Le notizie sempre che continuano sull'informazione all'epoca dei Macintosh 2. COBOL, spazio POGOL, COBOL, quindi linguaggio, business. Poi Chika Mawauga and Anti-Tambu, questo che roba è. Tom Wright torna indietro nella guerra civile e trova come era difficile vincerla. Vabbè, questo è forse un gioco probabilmente di simulazione di guerra, qualche cosa di simile, penso. Poi note e file, questo spazio Macintosh si riconosce dal bianco e nero e dall'iconina in alto con tra le cartelle e dalle finestre chiaramente in bianco e nero. Poi altre lettere, informazioni, questo è uno spazio di programmazione. Va bene, qui altre notizie per quanto riguarda un po' di giochi, Jewels of Darkness e quant'altro, come praticamente andare a ritrovare, uscirne fuori qualche notizia sui giochi. Michael Macro, questo è uno spazio macro, domande e risposte su Apple Works, trucchi e trucchetti, altre notizie, te con quella, un po' di recensioni di libri, Macintosh Mac 2000, nuovi prodotti, quindi cosa usciva, MIDI e Macintosh, quindi un po' di musica con il Macintosh, che non è mai stato particolarmente multimediale, anzi per niente, con il suo monitor bianco e nero e un audio schifoso, però si intendeva di fare un po' di musica. Va bene, molto di più un Apple 2 con qualche scheda sonora potente, un po' di grafica e di Steve Dock Desktop Publishing, spazio Desktop Publishing e film, e poi pubblicità, un po' di Microsoft Word 3, immancabile, Page Tutor, TX300 Scanner, uno scanner praticamente che poi però non si godeva nemmeno, diciamo, dei colori, perché se poi il Macintosh aveva monitor in bianco e nero non serviva a poco, perché erano parecchio, ecco, voglio dire, no? con questo in bianco e nero e con quell'altro dell'Amiga a colori c'è una differenza come da giorno e la notte. D'altronde il Macintosh ha sempre avuto il monitorino per lungo tempo, fino al 94, il monitorino in bianco e nero, quelli che erano un pochino più economici. Cut, Mac Music di nuovo, Clip Art, questo era un monitor Xerox per fare DTP, un programma di portafoglio per Macintosh, una libreria, un po' di
per Macintosh e Utility, Fractal Studio per emulare praticamente le piante e l'ambiente 3D, notizie dal Network, Mac Lighting versione 2.0, praticamente un programma di spelling e di controllo della grammatica per Macintosh Plus, pubblicità. Ok, passiamo oltre. Apple 2000, agosto 1989, andiamo a vedere cosa parlavano nel 1989 su Apple 2000. Apple 2000, allora sempre 80 pagine, quindi non era poi cambiata poi così molto, spazio lettere, Apple Works 3.0, Soft Column, Android Core, era praticamente Apple Library, quasi tutto Macintosh Z88, con qualche cosa inerentemente anche a Apple 2GS. Ok, andiamo a vedere, velocissimi. Angolo delle letture, spazio lettere, il link per scaricare, questo è Desktop Publishing per 2GS. Se volete scaricare altri numeri di Apple 2000 lo trovate linkato in descrizione. Apple Works 3.0, questo era per 2GS, mi ha spiegato parecchio, da notare non c'era nemmeno una figura. Faccio qui Hotline News, notizie, Merlin 16, questo probabilmente penso sia un programma di programmazione, qualcosa del genere, non ne ho più pallida idea, questo non ve lo so dire, non ho mai sentito. Apple Spreadsheeting, ecco, questo per fare gli spreadsheet, c'era parecchio spazio agli spreadsheet, aveva preso un taglio parecchio spreadsheet. Dischi e recensioni di Apple, Macromate, delle macro, diciamo, per fare programmazione da tastiera, un po' come erano praticamente i file bat per MS-DOS, però questi erano cliccati da tastiera. Questo è il famoso altro programmatore a 16 bit, quindi per Apple 2GS, SuperCalc 3A, questo è un altro SuperCalc, un esempio di Pascal, addirittura un esempio di Pascal, mai visto un esempio di Pascal, questo però probabilmente era, penso, per Macintosh, con un listato in programma Pascal. Poi abbiamo un altro listato qui, anzi questa è una directory, pardon, ho detto una minchiata, questa è una directory, non si capisce cosa ce l'abbiano messa a fare, boh. Questa è una rubrica per quanto riguarda l'hardware, Apple Engineering, questo era un drive per Apple 2 e 2GS da mettere, probabilmente un Vulkan Drive, un disco fisso per i backup, qualcosa del genere, eccoci qui, da mettere, questo è all'interno di un 2GS, e poi un po' di pubblicità, Format 80, questa è una pubblicità, Mac Chat, spazio chiacchiere sul Macintosh, lettere, System 7, qui si torna, diciamo, a ragionare il System 7, che ancora non era nemmeno multitasking 7, verrà divenne dal 7.1 se non ricordo male, Z88 su Macintosh, CPM ormai era roba vecchia, ExpressWrite, un software di word processing per Macintosh, chiaramente, Arrier Strike Mission, questo era un videogioco per Macintosh che sarà stato sicuramente penoso, infatti guardate lì in bianco e nero con un monitorino piccino, per l'amor di Dio, non si rendevano conto della multimedialità oscena di Macintosh, che era probabilmente molto bassa. Network News, notizie dal mondo del network, vado veloce, Macintosh note tecniche su Nubus, di nuovo sullo Scanman per fare scansioni in bianco e nero, purtroppo un disco fisso, confessioni di computer Caprice, che stesso sono Mac Link Plus, queste notizie per quanto riguarda trucchi e trucchetti, probabilmente uno spazio sulle librerie per comprare libri, recensioni di libri, user group dove andare a discutere, quindi più spazio, diciamo,
quanto riguarda la socialità. Ecco, è già finito, andiamo, passiamo oltre. Apple 2000, ultimo numero, giugno 1987. Se volete scaricare altri numeri della rivista americana in inglese, il link lo trovate in descrizione. Andiamo a vedere di cosa parlavano nel giugno 1987 su Apple 2000. Dunque, editoriale, notizie, plus RAM, tutto Macintosh, con qualche cosina per quanto riguarda il CEO ancora per Apple 2 e Apple 2C, ma prevalentemente era roba desktop publishing, da Apple IBM, Program Write, Mac Chat, c'era praticamente quasi tutto Macintosh. Anche perché nel 1987 no, ancora non erano stati praticamente abbandonati gli Apple 2, pardon, ho detto una minchia. Allora andiamo a vedere, editoriale, notizie, club news, contatti, altre notiziole, notizie, notiziette, spazio computer del dottore, quindi una recensione su come fare un po' trucchi e trucchetti, The Big U, la grande serie del ProDOS praticamente per Apple 2, un po' di notizie e utility, notizette in poche parole su chi aveva fatto cosa, Earth, cuore aereo, che cos'è, questo sarà un gioco probabilmente, la Brotherhood, qualcosa, un simulatore, qualcosa del genere, il Task Time in Tone Town, questo cos'è, un'avventura, sì, sicuramente per il Apple 2GS, e poi abbiamo plus extra RAM, qui abbiamo delle utility per espandere la memoria virtuale con swapping, notizie e notiziole per quanto riguarda il funzionamento degli spreadsheet, su cosa fare, cosa non fare, trucchi e trucchetti, applicazioni, diciamo Pentwork Plus, questa è roba Macintosh, Apple Desktop Publishing, cosa c'era, cosa non c'era, cosa si poteva fare, The Print Shop, questo era un programma per Apple 2, Graphic Writer, questo invece era per Macintosh, un word processor, Just Text, qui semplicemente testo, se cos'è, sarà un discorso in generale sull'editoria, su vari desktop publishing, Multiscribe, quindi un altro programma word processor per Apple 2 e Apple 2C, Desktop Design, questo è un altro desktop publishing, qua abbiamo notizie, notiziole, altre notiziette, Program Writer, scrivere un programma in Basic, questo è probabilmente per, suppongo, cut and paste, trucchi e trucchetti, quindi sono trucchi e trucchetti per Macintosh e quant'altro. Qui c'erano offerte dell'Apple 2GS, le comunicazioni da Apple e IBM, come si poteva fare, qui spiega un po' i problemi in una rete e come fare, vi dicendo, quindi cominciava la interpiattaforma e la comunicazione di dati e applicazioni, no, ma di dati prodotti dall'applicazione, di file, sì. Mac chat, discussioni con la spazio posta, qui abbiamo il Mac Word per quanto riguarda le ultime notizie sul mondo del Macintosh, questo è un altro programma di desktop publishing, Mac Library, un po' di utility varie per Macintosh, copiatori, c'erano già filmati con qualche quick timing che iniziava a diffondersi, altre notizie sui Macintosh, network news, trucchi trucchetti sulle reti, questi Adobe Illustrator, Telstar, sempre per Macintosh, MicroPanel Plus, questo è un aggeggio di CAD per fare per circuiti, e poi l'aggiornamento delle ROM, si discuteva un po', poi si parlava di SuperPaint e poi abbiamo finito. Ok, se volete andare a scaricare altre riviste su Apple 2000, il link lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima!